al seggio elettorale avremo a disposizione due schede, una per la Camera e un'altra per il Senato. Le modalità di voto sono identiche per entrambe le schede. Le forze politiche si possono presentare come singole o in coalizione, nei collegi plurinominali e proporzionali o nei collegi uninominali. Vediamo quali sono le possibilità per un voto valido. Può tracciare un segno sul riquadro con il simbolo della lista prescelta. Può mettere un segno su un candidato e un altro segno sulla lista preferita. Attenzione, perché la nuova legge elettorale non prevede il voto disgiunto. La scheda sarà annullata se l'elettore sceglie, sulla stessa scheda, un candidato o una lista di una coalizione e poi una lista plurinominale.